Buonasera, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione, diciamo, online e offline, quindi a chi è qua in presenza e chi ci segue. Stasera presentiamo questo libro su 30 più 1 cifre che raccontano l'Italia, quindi un libro tecnicamente di economia, che però non nasce per essere un libro per economisti. L'idea di questo libro è quello di dare una fotografia dello stato economico del paese nel suo complesso, da tanti punti di vista, dal punto di vista fiscale, del lavoro, dell'industria, della storia anche, c'è una prospettiva storica, delle politiche ambientali, però appunto scritto e ragionato non soltanto, anzi non per chi già è edotto di queste cose e già le sa bene o le studia, ma con l'approccio di provare a fare un discorso sull'Italia, un discorso complessivo sull'economia italiana e sul lavoro italiano e su come si vive in Italia, di conseguenza quindi anche sullo spaccato sociale. Ed è un approccio coerente, infatti ospitato in questo ambito, perché è coerente con la collana in cui il libro è pubblicato, che è la collana del Cantiere delle Idee di Castelvecchi Editore. Il Cantiere delle Idee è una rete nazionale di ricercatori e di attivisti che da anni cerca di fare ricerca sull'Italia da vari punti di vista, e ha inaugurato questa collana con la Castelvecchi Editore, che ha come obiettivo proprio quello di descrivere l'Italia da diversi punti di vista in modo nello stesso tempo competente e divulgativo. Questo è l'obiettivo, e in modo anche, e anche qua credo che il libro sia uno strumento, che sia nello stesso tempo una fotografia di alcuni aspetti dell'Italia, ma anche uno strumento per l'azione. Obiettivo della collana, e questo libro appunto anche ha questo obiettivo, è di offrire basi di ragionamento il più possibile sistematiche sul nostro paese, anche dal punto di vista culturale. Ci saranno pubblicazioni, ne è progettata addirittura una su Sanremo, sul Festival di Sanremo, quindi si va anche sulla cultura pop, ma da tutti i punti di vista, per cercare di dare una rappresentazione del paese che possa anche essere utile a dare idee e strumenti a chi ha voglia di impegnarsi civicamente, politicamente, associativamente, per provare a far andare questo paese da una parte o dall'altra, diciamo così. Quindi questa è la collana. Partecipano all'iniziativa, oltre alla Casa della Cultura che ci ospita e che ringraziamo molto, e oltre al Cantiere delle Idee anche Paese Reale, che è un'associazione che lavora sulle stesse cose che ho detto finora, quindi campagne sociali, temi sociali, e che partecipa a questa iniziativa, che casualmente è presieduta da Gwendalina Anzolin, che è anche una delle due autrici del libro. Gwendalina Anzolin è ricercatrice all'Università di Cambridge, che appunto ha curato questo libro insieme a Simone Gasperin, suo collega che non c'è, e direi di cominciare proprio con lei per parlare dell'idea di questo libro e delle cose che emergono fondamentalmente da questo libro e che per lei sono le più importanti. Dopodiché nella discussione proseguiranno Marco Fama, ricercatore all'Università di Bergamo in sociologia del lavoro, e Andrea Fumagalli, docente all'Università di Pavia, nonché protagonista, diciamo così, da diversi anni del dibattito pubblico su questi temi. Quindi grazie mille a tutti e tre. Gwendalina. Grazie, e grazie mille a voi che siete venuti in questa giornata calda milanese invasa da turisti. Il turismo è un tema che trattiamo, non come probabilmente farebbe piacere al sindaco della città, ma insomma casomai approfondiamo dopo. E, io vorrei dare un'idea un pochino di come è nato il libro e di che cos'è questo libro, perché come ha detto Loris sono 30-31 cifre sul nostro paese, che sono delle finestre, non proponiamo soluzioni, da bravi economisti non mainstream non proponiamo meccanismi di causalità stringenti, ma proviamo a dare degli strumenti per il dibattito. E forse due parole rispetto appunto a quest'idea che ci è venuta con una serie di esperienze. Io e Simone siamo due ricercatori che si sono formati all'estero, in Inghilterra. Inghilterra è un paese che ha tantissimi aspetti negativi, e infatti anche io voglio rientrare, ma nell'università esiste un pluralismo superiore rispetto a quello che c'è in Italia. Quindi le facoltà di economia sono un po' più ampie, si studia ancora storia dell'economia. Forse in qualunque paese esiste. Ecco, forse in qualunque paese io ho studiato in quello. Quindi ecco. Anche in Svizzera. Ecco,
E quindi poi abbiamo sempre tenuto un piede in Inghilterra e uno in Italia per interessi di vario tipo, e abbiamo visto effettivamente che c'era una differenza molto forte rispetto a come venivano trattati alcuni temi. E noi riteniamo, come scriviamo nelle prime pagine del libro, che l'economia sia una scienza sociale, non una scienza dura, quindi non equiparabile a fisica, chimica, per cui generalmente c'è un esperimento che si ripete tante volte e dovrebbe dare lo stesso risultato per poter essere poi pubblicato e avere una valenza scientifica. È una scienza sociale e influenzata dall'ideologia, dal pensiero, dall'esperienza di chi la studia, di chi e ne analizza i fenomeni. E io e Simone abbiamo fatto anche un'esperienza a Roma durante il governo Conte 2 a Palazzo Chigi. È stata un'esperienza che ha di nuovo rimarcato come effettivamente ci fosse un modo di vedere l'economia e la società. Ogni mattina ci trovavamo nel nostro piccolo ufficetto a fare la rassegna stampa e tutti i giornali, insomma, degli vari articoli che leggevamo, c'era un'unica narrativa. E l'altro giorno era una presentazione, mi hanno detto di non utilizzare il termine narrativa, però secondo me è abbastanza importante per questo libro, perché noi proviamo a costruirne un'altra, o quantomeno a dire ci sono degli strumenti che dovrebbero avere tutti, dovremmo avere tutti per capire qual è la storia che ci convince di più. Perché queste 30-31 cifre, già mi è stato detto che effettivamente non sono esaustivi questi capitoli, e non lo sono. Noi abbiamo scelto dei temi, alcuni che secondo noi sono un po' dei miti da sfatare, quindi il numero dei dipendenti pubblici in Italia, piuttosto che la questione del debito, l'Italia è un paese che vive al di sopra delle proprie possibilità. Insomma, direi che più di metà dei capitoli sono dei miti che noi proviamo a sfatare. Poi ci sono anche dei temi che secondo noi non vengono trattati a sufficienza nel dibattito pubblico. Non è esaustivo, manca ad esempio un tema importante di cui, insomma, abbiamo ce ne siamo un po' pentiti: manca la questione delle pensioni, manca un capitolo sulla precarietà, come mi è stato detto. Però ecco, credo che il punto principale sia quello che con questo libro noi proviamo a dire: l'economia deve diventare di più una scienza per tutti, cioè una scienza, una materia per tutti, e cerchiamo di parlarne, e di parlarne anche in modo diverso. Noi citiamo la frase che ve la leggo, di un economista a noi molto caro, è un economista eterodosso, anche se a lui non piace essere chiamato eterodosso, perché dice che così ci mette nella parte della minoranza della storia, quindi, ma insomma, molto emarginato anche all'interno del suo dipartimento, il coreano Ah Jung-chang, che lui scrive: in un'economia capitalista la democrazia perde di significato se le persone non possono capire il linguaggio del potere che è l'economia. Ecco, noi crediamo molto che l'economia in questi anni sia diventato un linguaggio del potere, ci continuano a ripetere che effettivamente i tecnici sono le persone giuste per capire determinate questioni e per prendere delle decisioni. Sicuramente è una materia complessa, ma è una materia comporta tutta una serie di difficoltà, secondo noi, per lo svolgimento della vita democratica del nostro paese. E c'è un'idea di fondo, come vi dicevo, sono 30-31 finestre su quella che è la situazione dell'Italia. Noi utilizziamo come anno di riferimento il 2019, perché volevamo utilizzare dati che non fossero troppo sballati dalla questione della pandemia, ma è una fotografia. Non ci sono particolari fili rossi, direi che forse ce n'è uno, e che riguarda una visione ampia dell'economia. Purtroppo noi viviamo, anche per la cornice di integrazione europea, a questo punto ce lo possiamo dire senza problemi, con una visione ragionieristica dell'economia, che è di matrice tedesca. Interessante, nella ricerca di questo libro ho visto che la parola debito in tedesco vuol dire anche colpa, quindi come colpa, peccato. E noi qua cerchiamo di proporre una visione diversa, un po' più keynesiana, dell'economia, dove la spesa non è una colpa. Poi in realtà, andando a vedere un po' dei dati del libro, si vede come effettivamente l'Italia non abbia vissuto, ad esempio, al di sopra delle proprie possibilità, ma questo, casomai, ne parliamo dopo.
Perché abbiamo scelto il numero 31? Un po' perché era la nostra età nel momento in cui questa è la motivazione futile, ed c'era venuto in mente un libro, ma in realtà andando a studiare, questa è la motivazione un po' più seria, come cambiano i dati dell'Italia con una prospettiva storica, 31 sono gli anni che sono passati dal dicembre del 2022, quando ne abbiamo finito la prima scrittura di questo libro, dal 1991. Nel 91, forse qualcuno di voi ricorderà, il 16 maggio esce sul Corriere della Sera il titolo Italia quarta potenza mondiale. L'Italia era arrivata quarta dopo Stati Uniti, Giappone e Germania. E il 1991 chiude un periodo di straordinaria convergenza che l'Italia aveva avuto. Dal 1948 si apre una stagione di crescita economica senza precedenti, sicuramente nel nostro paese, ma anche guardando a paesi che hanno avuto una crescita impressionante, penso alla Corea del Sud, in parte al Giappone, comunque l'Italia rimane un caso studio interessante. Giusto per darvi un numero che riportiamo nel primo capitolo, questo più uno è il capitolo introduttivo nel quale proviamo a dare due o tre coordinate per la lettura del libro. Il reddito medio di un cittadino italiano era un terzo di quello americano. Nel 1991 viene a essere il 72%. Nel 91 questo è il picco della convergenza e da lì c'è qualche anno di stagnazione, poi diciamo la forbice ricomincia ad aprirsi e quindi è un anno interessante, diciamo, non erano ancora successe delle cose, la firma del trattato di Maastricht, non era ancora stata firmata la concertazione, non era ancora iniziato, stava iniziando l'ondata delle grandi privatizzazioni, quindi diciamo facciamo iniziare da lì perché effettivamente dall'inizio degli anni 90 si vede un crollo nella produzione, nel valore aggiunto. Non è anche questo, direi, non è l'unico anno da cui si poteva far partire, però secondo noi succedono delle cose per cui anche dal punto di vista di come intendiamo l'economia e di come la vorremmo spiegare, che vale la pena approfondire. Io direi un po' per questo primo giro. Benissimo, grazie Gwendalina. Marco Fama. Grazie a Loris per l'invito, grazie a tutti e a tutte coloro i quali si sono prodigati per organizzare questo incontro. Allora, che dire di questo libro? È un libro che dà i numeri nel senso più letterale del termine proprio. Qui abbiamo Andrea Fumagalli che è una sorta di calcolatrice vivente. Io invece sono affetto da una sorta di repulsione atavica nei confronti dei numeri, per cui potete immaginare lo stato d'animo con cui mi sono approcciato a questo testo. No? Diciamo che nutro anche una sorta di diffidenza nei confronti dei numeri per come vengono spesso utilizzati più che per fare chiarezza sul mondo in cui viviamo, per intorpidire le acque, per supportare a volte visioni del mondo e teorie che oltre ad essere campate in aria sono anche perniciose poi dal punto di vista degli effetti politici che producono. No, quindi i numeri spesso, come diceva qualcuno, vengono utilizzati come fanno gli ubriachi con i lampioni, per sorreggersi invece che per rischiarare. In questo testo invece devo dire che tutto il testo tiene fede a quanto dichiarato nell'introduzione, a quanto appena detto da Gwendalina, e riesce davvero con anche una sorta di leggerezza invidiabile dal mio punto di vista a rendere l'economia intellegibile anche per i non addetti ai lavori, e quindi questo sicuramente è una cosa che mi preme sottolineare. Quando poi dico che lo riesco a fare con un po' di leggerezza, è un'impresa anche ardua, perché d'altro canto tutto il testo è anche un po' pervaso da una certa malinconia inevitabilmente, perché la storia che racconta è una storia sicuramente non bella, e rispetto alla quale nulla lascia intendere la possibilità di un lieto fine, almeno allo stato attuale delle cose. È la storia di un paese che, come veniva detto poc'anzi, si vantava di essere la quarta economia mondiale nei primissimi anni 90 e che oggi arranca in tutte le statistiche. È un paese che sostanzialmente sembra aver inesorabilmente intrapreso quella che in gergo si chiama via bassa dello sviluppo, cioè
la cui matrice produttiva non è caratterizzata da investimenti in ricerca e sviluppo, da produzione caratterizzata da alta intensità di capitali, ma semmai un paese che ormai si trova a competere con le economie che un tempo chiamavamo in via di sviluppo del terzo mondo, e lo fa sempre di più sul costo del lavoro sostanzialmente. Quindi uno dei dati che viene riportato è appunto, no, relativo all'arretramento salariale dell'Italia, di un paese che forse caso unico in Europa, ha visto diminuire in termini reali il potere d'acquisto dei propri abitanti negli ultimi 30 anni, cioè i salari reali di oggi sono inferiori rispetto a quelli del 1990, per dire un dato che viene riportato. E ce ne sono tanti altri che magari snoccioleremo poi nel corso degli altri interventi. La domanda è: quali sono le cause di questa debacle economica? È chiaro che non è così facile dare una risposta netta, no? Al netto poi di quella che può essere la conclamata miopia dei nostri governanti, ci sono sicuramente delle ragioni di carattere più strutturale e più profondo che vanno indagate. Ad esempio, io sono un sociologo, no? I sociologi che si occupano di sviluppo, eccezion fatta per quelli marxisti, che però sono ormai una specie in via di estinzione, i sociologi che si occupano di sviluppo solitamente, no, si focalizzano su quelli che sono gli assetti istituzionali, no? Il cosiddetto, cioè ad esempio, un dibattito fra i sociologi dell'economia che è relativo alla cosiddetta varietà dei capitalismi, no? Si dice: ok, il capitalismo è unico, un sistema globale, un'economia a mondo, direbbe qualcuno, però allo stesso tempo i vari paesi sono caratterizzati da alcuni elementi specifici che fanno sì che abbiano meno successo in alcuni ambiti, no? E quindi ci si focalizza ad esempio sul rapporto fra governo e gruppi di interesse, associazioni di categoria, sindacati e via dicendo. Ci si focalizza su i meccanismi di governance delle innovazioni, o anche sui vari modelli di welfare. Questi assetti istituzionali, queste caratteristiche che sarebbero specifiche all'interno di ciascun paese, sarebbero utilizzabili anche per spiegare, no, questa parabola dell'economia italiana. In realtà però c'è un aspetto che va considerato: le istituzioni, nel senso proprio sociologico del termine, come norme che caratterizzano il vivere di una società, cambiano in maniera molto, sono caratterizzate da latenza, cioè tendono a cambiare in maniera molto più lenta rispetto alla tecnologia, alle strutture economiche e via dicendo. Quindi non è possibile spiegare questa parabola italiana solo guardando le istituzioni, cioè non è possibile spiegare perché quegli ingredienti che hanno reso possibile il miracolo economico nel secondo dopoguerra, quegli elementi che stanno alla base del successo della cosiddetta terza Italia, come viene chiamata da Bagnasco, cioè quell'Italia fatta da piccole e medie imprese, il cui modello produttivo è stato anche osannato da economisti liberali spesso e volentieri, ecco, perché quegli ingredienti che hanno determinato quei risultati di successo adesso dovrebbero invece essere considerati come degli svantaggi competitivi? Quindi c'è qualcosa che in questa narrazione non quadra dal mio punto di vista, no? Ed è una narrazione che però è ancillare ad un discorso pubblico, che è quello di dire riforma, 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 che significa riformare le forme affinché poi però la sostanza rimanga uguale. Quindi questo è esatto, è di gattopardiana memoria. Ok, quindi la sociologia, almeno questo tipo di sociologia, la political economy comparata in realtà, come viene chiamata, non ha, a mio modo di vedere, moltissimo da dirci. C'è una narrazione invece ufficiale che è quella secondo cui, che è abbastanza diffusa e sicuramente dominante nelle cancellerie europee, secondo cui gli italiani e le italiane negli ultimi lustri avrebbero vissuto al di sopra delle proprie
capacità, e quindi in qualche modo in questo momento staremmo pagando il conto, è qualcosa che anche da un punto di vista quasi etico è anche giusto, no? In realtà questa narrazione deve essere decostruita e viene fatto in maniera molto efficace all'interno del libro, perché se noi in realtà andiamo a analizzare per filo e per segno i dati sul debito pubblico italiano, scopriamo che dal 91 ad oggi sostanzialmente l'Italia è uno dei pochi paesi, è l'unico paese tra quelli core europei, cioè tra i paesi più grandi dell'Europa, ad aver quasi sistematicamente prodotto degli avanzi primari. Cioè significa che l'Italia prende dai propri cittadini attraverso l'imposizione fiscale più di quanto restituisce poi attraverso la spesa sociale, la spesa corrente e anche attraverso, no, la spesa per gli investimenti in conto capitale. Quindi c'è qualcosa che non quadra, cioè significa che noi non è vero che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, anzi, tutto il contrario, per non parlare poi di come in realtà, anche se andiamo a calcolare anche i carichi di lavoro medi degli italiani, scopriamo che in media gli italiani lavorano di più anche dei tedeschi, dei francesi e via dicendo. Ovviamente ci sarebbe un discorso più ampio da fare sulla natura del debito pubblico italiano, il fatto che comunque non può essere negato che il livello di indebitamento pubblico italiano è tra i più alti nel mondo per ragioni di natura finanziaria, cioè legati agli oneri che noi dobbiamo corrispondere sul nostro debito pregresso, il debito poi esplode, no, negli anni Ottanta a partire dal divorzio fra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro. Non stiamo lì a raccontare questa storia, però è una storia che ci racconta anche di processi più generali che hanno portato anche una redistribuzione della ricchezza verso determinate fasce della popolazione, di cui bisogna tenere conto, no? Quindi c'è un problema relativo a giustamente diceva Andrea prima in camera caritatis fra di noi, in realtà poi se noi andiamo ad aggregare il debito pubblico con quello privato vediamo che l'Italia è un paese virtuoso complessivamente, no? Non solo dal punto di vista degli avanzi primari. Cosa volevo aggiungere a questo? Ora, qual è il problema? Un paese che spende di meno di quello che prende è un paese che sostanzialmente non può fare alcun tipo di politica anticongiunturale, no? Cioè quella che Keynes diceva, che quando l'economia è in difficoltà lo Stato attraverso, no, il deficit spending deve farsi carico di sopperire alle mancanze della domanda effettiva per redistribuire anche ricchezza verso le fasce della popolazione che hanno una più alta propensione marginale al consumo e quindi rimettere in moto la macchina sostanzialmente. L'Italia non sta facendo questo, non può farlo, e soprattutto l'Italia non è solo un paese che non agisce più sul lato della domanda e non attua più politiche fiscali, ma un paese che costitutivamente ormai è stato anche privato dalla possibilità di fare politiche monetarie anticongiunturali, perché di fatto la politica monetaria è in capo alla Banca Centrale Europea. Banca Centrale Europea che, come ben sapete, ha nel proprio statuto l'unico obiettivo costitutivo di proteggere il potere d'acquisto, cioè no, di proteggere il valore della moneta in realtà, cioè di combattere l'inflazione. Nel senso, come unico obiettivo, cioè non, a differenza anche della Federal Reserve, no, che invece ha nel proprio statuto quello di garantire anche e suffragare lo sviluppo economico, la Banca Centrale non ha questo obiettivo, men che meno quello di perseguire la piena occupazione. Quindi questo è un problema serio, cioè l'assenza di spazi di manovra per agire sia sul lato delle politiche fiscali che su quello delle politiche monetarie. Vado a concludere questa prima parte perché forse ho già esaurito il tempo dicendo solo
una cosa che si collega a quanto appena detto circa le politiche fiscali. È chiaro che rievocare Keynes non significa essere così ingenui da pensare che gli spazi di manovra delle politiche fiscali oggi siano identici a quelli che c'erano nel secondo dopoguerra. Questo è un errore che nel libro non viene fatto, tant'è vero che se c'è il fantasma di Keynes che si aggira in queste pagine, c'è subito accompagnato anche una sorta di richiamo alla necessità di politiche industriali e di coordinamento che siano oculate, che siano consapevoli dell'impossibilità, no, di utilizzare le stesse identiche ricette del passato. Anche perché, qui chiudo citando un libro di Stefano Lucarelli e Roberto Romano, che qualche anno fa affrontavano il problema delle politiche industriali o dell'assenza di politiche industriali nel nostro paese. Un aumento indiscriminato della spesa pubblica rischia addirittura di tradursi in un aumento, loro lo spiegano in questi termini, del vincolo estero di natura tecnologica che l'Italia ha nei confronti dei paesi come la Germania. Cosa significa in soldoni? Significa che se io do indiscriminatamente soldi a tutti gli italiani senza avere in mente un'idea più organica di quello che sto facendo, questi soldi possono essere semplicemente spesi per acquistare beni ad alto valore aggiunto prodotti in Germania. Dal momento che l'Italia è un paese che produce beni intermedi che vengono poi assemblati in Germania e vengono rivenduti all'Italia, c'è questo tipo di problema, specialmente in un contesto di neomercantilismo imperante, in cui proprio la Germania, che invece sa benissimo quello che vuole, sta attuando politiche che sono proprio tese a aggredire sempre di più spazi di domanda estera, no? Cioè a sostituire quasi la propria domanda interna con la domanda estera proveniente da altri paesi. Qui finisco il primo giro. Grazie mille Marco. Andrea. Allora, ringrazio anch'io per l'organizzazione, mi fa molto piacere essere qui, perché devo dire che mi capita raramente di leggere un libro di economia che è allegro. Nonostante che poi c'è una vena pessimista, ma allegro nel senso che è frizzante, si legge volentieri, è come leggere una sorta di giallo, non so come dire. E lo leggi velocemente, ha ragione Fabrizio Barca nell'introduzione quando scrive è un libro che si fa leggere molto velocemente. Per gli economisti questo è rarissimo, sapete che l'economia è stata definita la scienza triste, no? E gli economisti sono tristissimi nella maggior parte dei casi. Quindi mi fa piacere che abbiamo un economista cambridgiense, perché io amo molto Cambridge, lo soltanto perché ho parte della famiglia, i miei zii vivono a Cambridge, mio zio è un professore, era perché adesso c'ha 90 anni, però ancora vivo. Era un professore di matematica al King's College e sono stato a Cambridge dall'età di 12 anni, quasi per tantissimo tempo. Purtroppo non sono mai riuscito ad andare a lavorarci, e questo mi fa un po' invidia, diciamo, da questo punto di vista. Ma al di là di questo, è bello, questo libro è bello, perché è scritto in maniera semplice. Credo che lo possa capire chiunque, anche non è necessario che abbia competenze specifiche nel campo economico, ed è rigoroso nella semplicità, che non sono cose che sempre si riesce a metterle insieme. Non c'è bisogno di linguaggi forbiti, complessi, dimostrazioni, modelli matematici particolari per arrivare poi a una conclusione. E quindi io l'ho stampato, mi dispiace avere fatto fuori un mezzo albero dell'Amazzonia, però non riuscivo a trovarlo. Adesso siamo una coppia con più veloci per stasera, no? E quando ho iniziato a leggerlo proprio mi ha preso, e quindi ho letto quasi tutto, perché sono 100-200 pagine, che è raro che per un libro come il mio dopo 30 pagine che palle vado a vedere le conclusioni, no? Come nei gialli, sì, vediamo la fine. No, dipende dai gialli. No, a parte questo, quindi questa è veramente una cosa positiva, e io consiglio veramente di comprarlo e di leggerlo.
E anche il modo con cui è costruito, queste finestre, queste fotografie parziali sull'Italia costituiscono una specie di puzzle che messo insieme danno una fotografia del sistema Italia che viene fuori bene. E ci sono nel libro alcuni riferimenti con date eccetera, in quanto sono stati già citati da Marco, che normalmente non vengono presi in considerazione. Oltre al discorso del fatto che negli ultimi 29 anni l'Italia ha avuto per 27 anni degli avanzi primari nella gestione del bilancio pubblico, cioè lo Stato italiano ha speso meno, no, di quanto abbia incassato. Quindi è stato risparmioso, come le famiglie italiane. Mentre le famiglie italiane risparmiano sempre meno perché sono sempre con l'acqua alla gola, il tasso di risparmio, la propensione al risparmio si è dimezzata negli ultimi 30 anni, lo Stato italiano, incredibile, sì, perché chi l'avrebbe mai immaginato una cosa del genere stando alle vulgate tradizionali, è stato molto risparmioso. No? Soltanto in 2 anni per fattori congiunturali non ha avuto un avanzo primario, ha avuto un disavanzo primario. E quindi questo bisogna ricordarlo. Come diceva Marco, un altro aspetto che si poteva aggiungere, se questo va a rubo ti fa la seconda edizione, mi auguro che succeda, magari con un update dei dati passati il periodo Covid, direbbe aggiungere anche che se sommiamo, oltre al debito pubblico, il debito delle famiglie italiane, o gli avanzi delle famiglie italiane, il debito o gli avanzi del sistema delle imprese, il debito e gli avanzi del settore creditizio, eccetera, l'Italia in Europa risulta tra i primi paesi meno indebitati. Se guardiamo la Danimarca, se guardiamo l'Olanda, guardiamo la Finlandia, guardiamo quelli che passano per i falchi, adesso c'è dibattito in Europa per quanto riguarda la riscrittura del patto di stabilità, sono queste posizioni molto pro-austerity, diciamo. Beh, questi paesi che sono i falchi sono quelli che presentano i livelli di maggior insostenibilità a livello di economia aggregata all'interno dell'Europa. Sono quelli che possono saltare. Il Lussemburgo, ad esempio. Ci sono delle ragioni per questo, dovute alla particolare struttura produttiva. L'Italia, perché ha un debito dell'economia nel senso completo molto basso? Perché ha dei problemi strutturali. Cioè uno dice, ah, che bello, ma questo nasconde anche dei problemi strutturali. Ha un sistema delle imprese, come viene fatto notare, che è caratterizzato da un eccessivo unanimismo. Cioè il numero delle grandi imprese è irrisorio. È la piccola impresa, che è poi quella che ha favorito lo sviluppo distrettuale, mi ricordo quella famoso libro dell'86 del Censis, che sono abbastanza vecchio, che diceva, è uscito col titolo che poi è diventato uno slogan, piccolo bello, no? In cui diceva il sistema delle piccole imprese in Italia è quello che ha trainato lo sviluppo economico negli anni 90. È vero quello che dici tu, però questo ha avuto degli effetti di feedback e di rincuro negativi, perché scontava una deficienza del sistema economico italiano che non fa riferimento solo in quegli anni, ma nasce essenzialmente dagli anni 30 e probabilmente è una responsabilità del fascismo, cioè ha mancato lo sviluppo di una rivoluzione manageriale. Cioè, il fascismo è interessante da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda alcune dinamiche economiche, perché nel fascismo c'è l'IRI, che è il primo tentativo di grande impresa a gestione pubblica, che cerca di impostare una politica industriale. E quindi tanto di bello, da questo punto di vista. Però contemporaneamente il fascismo fa da freno, perché diventa il capitalismo, la borghesia italiana, se si possono usare ancora queste parole, la borghesia imprenditoriale italiana è sempre stato assistito. Gli Agnelli, Pirelli, Ladri Gemelli, come si diceva un tempo, eccetera, eccetera, è sempre stato assistito da politiche industriali fatte ad hoc. E non ha avuto mai bisogno di ricorrere alle borse, ai mercati finanziari per rastrellare i capitali necessari. I famosi capitali di Ventura, adesso è morto con la Nino recentemente, se avete letto. Coraggiosi. I capitali coraggiosi. Si è rivelata un fake, di fatto l'abbiamo visto. Anche la parabola di Olivetti, paradossalmente, che è stato uno dei maggiori industriali italiani, che ha avuto anche un'idea culturale di industria, se non altro perché faceva lavorare Calvino, faceva lavorare Leonetti, faceva lavorare un sacco di esponenti della cultura italiana, no? Ha avuto una parabola che sappiamo dove è finita, no? Ed è molto interessante la tabella che ci fa vedere nel libro Guendalina, quando mette l'elenco di tutte degli investimenti diretti dall'estero in Italia e tutta l'appropriazione dei materiali. Noi abbiamo un'industria, si chiama ancora Made in Italy,
ma i tre quarti del Made in Italy è capitale straniero. Poi non lo chiamiamo Made in Italy perché fa figo, ma in realtà non è più Made in Italy, è made outside, dovremmo dire, no? E questo perché manca una capacità imprenditoriale, una capacità, una rivoluzione manageriale, eccetera. Questo è uno dei problemi strutturali che è stato sempre più, nei vari decenni, è sempre stato compensato da altri fattori. Ma alla fine, iniziati gli anni 90, con la nuova rivoluzione tecnologica, con lo sviluppo delle nuove forme, delle nuove tipi di economie di scala che facevano crescere la produttività e creavano nuove fonti di valorizzazione. Queste economie di scala sono le economie dinamiche, sono le economie di apprendimento e di reti. Il network e il learn nell'economia interna, no? E per sviluppare, sfruttare al meglio le economie di rete, le economie di apprendimento, deve avere una struttura organizzativa, un piano, un investimento in capitale umano, come si chiama, termine orribile che però viene usato in economia, è uno simbolo secondo me, ma questo è un altro discorso, no? Che richiede una struttura produttiva o un investimenti pubblici, come ha fatto gli Stati Uniti per la Silicon Valley, no? Come viene ricordato nel libro famoso di Lazarus e di Mariana Mazzucato, quelli che dicono che sono stati gli investimenti di ricerca e sviluppo federali che hanno permesso lo sviluppo di un certo livello tecnologico statunitense fino a creare la Silicon Valley. Io aggiungerei anche che è stata grazie anche alla controcultura americana e perché tu nel Valle di San Francisco degli anni 70 che hanno creato la Silicon Valley. Però questi due cose si sono in un certo senso combinate e hanno consentito quel salto tecnologico, del nuovo paradigma tecnologico che è stato caratterizzato dall'ICT e dal nuovo frontiera dell'accumulazione di Stati Uniti, Cina e altri paesi. L'Italia non aveva le possibilità di stare al passo con queste trasformazioni per un ritardo culturale imprenditoriale che ha portato poi come concausa un secondo effetto negativo, quindi si è sommato, che è stata il fatto che la competitività dell'impresa italiana si è sempre basata sulla riduzione dei costi, ma con politiche di aumento dei ricavi. Il profitto, come sapete, banalmente, la differenza tra ricavi e costi. Io posso ottenere il profitto o riducendo i costi o aumentando i ricavi. Se voglio aumentare i ricavi, devo avere delle politiche, delle capacità, degli investimenti, della ricerca e sviluppo adeguata a questo, per conquistare quote di mercato. E in Italia si dice, ma rivedete l'Italia, cioè il Made in Italy, l'Italia ha conquistato, vive di esportazioni, ma che tipo di esportazioni? Esportazioni a basso valore aggiunto, che avevano la capacità di reggere fin tanto che non si passava a livello superiore. Perché il boom, i distretti industriali sono morti in Italia? Io ho studiato tanti in quegli anni, a partire proprio dai primi anni 90, dopo la prima guerra del Golfo. Sono morti perché quando la nuovo tipo di modello di accumulazione capitalistica è diventato un modello di produzione cognitiva, quello che chiamavamo capitalismo cognitivo, no? Si è basato sullo sfruttamento dell'economia di apprendimento, l'economia di relazione, l'economia di network, la piccola impresa non è in grado di reggere questa sfida. Come poteva essere, poveracci, no? Dico, hanno tutte la mia comprensione, nel senso, una piccola impresa non ha accesso al credito, non ha accesso alle banche, se ha accesso al credito lo paga a tassi di usura, non ha capacità di formazione, non ha una scala sufficiente per investire in queste dinamiche, l'Italia è iniziata a scapolare, è diventato un paese di prima di subfornitura specializzata, e in alcuni settori come le macchine utensili e ancora, poi sempre di subfornitura rozza, come adesso. E allora si spiega perché sono 30 anni che l'Italia non cresce. Questo, l'elemento che ha peggiorato già questa situazione è stato che quindi i padroni, i padroncini italiani hanno ridotto i costi, e il costo variabile per eccellenza è il lavoro. E come si riduce il lavoro? In due modi, banalmente. Questa è la vecchia legge del capitalismo. O riducendo i salari, e per ridurre i salari devi far fuori i sindacati. Allora i processi di flessibilizzazione, smantellamento della grande impresa, il downsizing, l'esternalizzazione, eccetera, hanno ridotto il potere dei sindacati e i sindacati non hanno capito quello che gli stava frenando sotto i piedi, ma i sindacati non hanno proprio capito che gli stava frenando sotto i piedi. L'hanno capito adesso, 30 anni di distanza. Quindi un salario minimo, qualcosa, eccetera. Adesso, ma io mi ricordo che negli anni 90, io sono stato uno degli animatori del percorso delle lotte dei precari della media di San Precari, andavo a parlare con i sindacati, rischiavo la pelle se parlavo di salario minimo, perché è una cosa che devo alla contrattazione, per carità. Dico, ma scusami, la contrattazione è già lesa, lo vedete i risultati, no? Per fare solo un esempio, possiamo fare tanti altri. E l'altro sistema è il lavoro intermittente, cioè la precarietà.
precarietà che era funzionale anche al nuovo modello di organizzazione, perché quando tu entri, l'economia di apprendimento, l'economia diretta richiede un coinvolgimento individuale del lavoratore, non è l'operaio masso della catena di montaggio, come nella fabbrica fordista, no? Richiede il coinvolgimento, quindi un'individualizzazione della prestazione lavorativa, che si deve coordinare attraverso forme di cooperazione. E quindi la flessibilità, oltre a essere un qualcosa che è anche positiva, perché il termine flessibilità personalmente lo guardo molto positivo. Io tutta la mia attività politica nasce per combattere la rigidità del lavoro, il posto fisso, io sono per il rifiuto del lavoro, il rifiuto del lavoro salariato, solo per la libertà di autodeterminazione di scelta del lavoro, quindi per la flessibilità di esperienze, di flessibilità eccetera. Ma se la flessibilità non è accompagnata da politiche sociali adeguate, da forme di welfare, di sostegno, per il migliore sfruttamento di tutte queste componenti che arricchiscono la nostra individualità, allora la flessibilità tracima in precarietà. E tracima in precarietà tracima proprio in quella condizione esistenziale per cui lo sfruttamento le capacità di apprendimento e le capacità di reazione sono le prime a essere segate. E questo si è ulteriormente aggiunto, cioè è l'altro aspetto, l'altro dark side, possiamo dire, non della luna, ma del nanismo industriale in un certo senso. E qui mi limito qui per dire che forse queste sono, insomma, potremmo ridurre, io ho scritto un articolo che è stato pubblicato in un libro di antropologia economica, non riesco mai a pubblicarlo, no? Che si intitolava Chi di precarietà ferisce, di precarietà ferisce, con un esame della situazione italiana che è molto simile. Io mi fermo qui. Grazie mille a tutti e tre. Ma a me sembra chiaro che siamo su un piano in cui stiamo parlando di economia, ma anche di politica, fatalmente, no? Nel senso che è un piano di discussione complessiva, di ragionamento sull'economia italiana, che è un piano su cui il dibattito pubblico non c'è da un 2-3 decenni, anche perché da un 2-3 decenni non ci sono politiche industriali. Quindi questo piano del ragionamento, e cioè quadro complessivo dell'economia italiana, quadro complessivo, quindi legato a questo, del sistema sociale italiano, perché sono due dimensioni che vanno sempre insieme, risoluzione di problemi strutturali che un paese si porta dietro, che loro hanno toccato, ma anche individuazione di prospettive, linee di indirizzo e di sviluppo, cioè tu Stato, tu governo, dove vuoi che un paese vada, no? Il discorso spesso, diciamo, siamo alla Casa della Cultura, quindi un'istituzione storica della sinistra, il discorso della sinistra su tutte e due queste dimensioni negli ultimi 3 decenni in Italia, non dappertutto, ma in Italia sì, è mancato probabilmente da entrambi i piani, no? Dal piano della risoluzione dei problemi sociali strutturali che poi sono aumentati nel tempo, e questo, diciamo, era un mestiere classico della sinistra, no? Come mi occupo di quella parte di società che fa fatica, ma anche sull'altro piano. In generale, questo paese, anche, diciamo, sviluppando le cose potenzialmente positive che si muovono nell'economia, sul piano tecnologico, nella possibilità adesso anche di adottare politiche ambientali, diciamo, che sono sia necessarie che urgenti, ma anche giuste, e quindi immaginare una direttrice e una direzione non c'è stato, diciamo, nelle proposte, nell'azione, nel discorso recente della sinistra italiana, e questa cosa si è sentita, e certo le critiche alla sinistra è giusto farle, ma non ci sono più nel dibattito politico italiano complessivo, nessuno dei due aspetti, no? Risoluzione dei problemi, individuazione di una prospettiva. Per questo è urgente riguadagnare questo piano del discorso che c'è nel libro e che è fatto di questioni complessive, diciamo, le hanno toccate tutte, no? C'è una questione politica, c'è una questione di dinamiche economiche, di competizione industriale, c'è una questione di riassetto degli equilibri geoeconomici a livello internazionale, e c'è una questione di evoluzione complessiva, diciamo, dei rapporti tra aree del pianeta, istituzioni sovranazionali. Quindi questo riguarda tutto, però mi sembra chiaro quello che emerge è l'intreccio tra dinamiche prettamente economiche e dinamiche politiche, cioè di scelta, non soltanto a livello nazionale, no? Quindi farei un secondo giro di interventi, vedendo intanto come volete reagire ognuno agli interventi dell'altro, perché avete detto cose ovviamente complementari ma non uguali, e poi anche se in quest'ambito così strutturale, generale e complessivo ci sono, secondo voi, ambiti toccati anche nel libro che sono particolarmente strategici e importanti. Ripartirei dall'autrice, Guendalina. Magari per l'ultimo, per
abbiamo fatto un cambio in corsa, e io poi sono rimasto alla precedente canovaccio e poi Andrea Marco. Ma io diciamo che mi risparmio la parte più di contesto, loro sono più bravi di me a farla, e vi regalo due finestre sul libro, in realtà su un tema che toccavo all'inizio, però mi aggancio alla questione del debito e degli avanzi che avete toccato, solo perché è un esempio calzante nel libro dove secondo me noi cerchiamo e dovremmo cercare tutti, anche noi come comunità di accademici, di spostare il piano della discussione. Piano della discussione, perché è mancato un secondo pezzo. L'Italia è stato un paese virtuoso, ma allora qual è il problema? Il problema sono gli interessi sul debito. Allora, il punto non è l'Italia spende più di quello che può, è qual è il problema degli interessi. Noi diciamo guardiamo un po' l'andamento degli interessi e quando effettivamente il debito è andato meglio, è andato peggio, quando ci sono state più problematiche. Abbiamo due capitoli, uno, se non sbaglio, 134%, che è il debito molto alto che l'Italia registrava nel 2019, e uno è 819, che sono appunto gli avanzi primari nei 29 anni che dicevamo prima. E in questi due capitoli noi facciamo riferimento al fatto che la risposta rispetto a cosa fare per un debito così alto è sempre stata una, ed è stata quella dell'austerity. E secondo me è interessante notare, anche per spostare il piano della discussione, il fatto che l'austerity non ha mai funzionato. Cioè, storicamente non c'è un caso nel quale comprimere la domanda interna, perché questo vuol dire fare austerità, cioè quando uno Stato spende di meno di quello che incassa, di fatto toglie domanda. Il moltiplicatore di Keynes, che ne dà uno a te, tu ne dai uno al macellaio, il macellaio ne dà uno a qualcun altro. Ecco, l'austerity di fatto è il moltiplicatore al contrario. E secondo me è interessante che in Italia, ma in realtà in pochi paesi, però in Italia in particolar modo, non c'è questo tipo di discussione. Ma l'austerity ora se ne riparla, ha funzionato o non ha funzionato? E poi, parlando del tasso di interesse, cioè il tema vero è che tipo di banca centrale abbiamo noi. E quando il debito è diventato meno problematico per l'Italia è stato dopo quel famoso whatever it takes di Mario Draghi, quando la banca centrale è tornata a comportarsi come prestatore di ultima istanza, come viene chiamato. Questi sono temi che qui sì, forse diciamo sono un po' più complessi, però quello che proviamo a fare nel libro è dare qualche strumento per dire ok, però allora il punto non è che l'Italia spende troppo, il punto è che tipo di banca centrale abbiamo da 8 anni a questa parte, e perché il 134% del 2019 di debito non era problematico, adesso non mi ricordo il valore del 2012, era più basso ed era molto più problematico perché il debito non era garantito. La Banca d'Italia, dopo il whatever it takes, ha iniziato a detenere molto più del debito pubblico italiano, quindi togliendolo alla fluttuazione dei mercati. E queste sono tutte questioni di cui si parla poco, quindi ecco, in realtà questi due capitoli secondo me sono importanti perché provano un po' a dare un'altra panoramica. E le due finestre, una e mezza, che voglio dare, proprio visto che sono uscita alla fermata della metro del Duomo e ho visto queste orde di turisti barbari, e è il tema del turismo. Noi dedichiamo un capitolo al turismo e poi farò insomma un paio di riferimenti al tema della politica industriale che è stato toccato. Non c'è un capitolo sulla politica industriale perché secondo noi è un po' tutto politica industriale, nel senso che la politica industriale è la direzione che lo Stato dà alla struttura produttiva, ma non solo, se vogliamo, di un paese. Non saprei bene dove iniziare dal turismo, però qua voglio dire una cosa che mi sono dimenticata prima. Grazie intanto per le parole sul libro. Noi abbiamo fatto veramente di tutto per cercare di renderlo una lettura leggera, quindi ci siamo dimenticati di dire che ci sono delle canzoni per ogni, il Sanremo che dicevi, delle canzoni per ogni capitolo, e abbiamo cercato anche di dare dei titoli così che possano far strappare un sorriso, una lacrima. E quello sul turismo è, qualcuno si ricorderà la frase, probabilmente vi manca il sole dell'Italia, era così la frase di Berlusconi che a qualche summit internazionale aveva detto. Ecco. Parlamento europeo. E noi apriamo il capitolo sul turismo con il numero 58. 58 sono i siti del patrimonio UNESCO presenti in Italia. L'Italia è il paese che ne ha di più al mondo. L'altro dato, ne citiamo diversi e qui io ve ne voglio dare due, che gli altri due dati che citiamo sono il primo, l'aumento delle entrate del turismo. Nel 2010 le entrate quindi sono i flussi dei turisti che vengono in Italia a spendere, rappresentavano l'1,8% del PIL e nel 2019 era aumentato al 2,5%.
questo aumento non è stato solo un aumento nei flussi, ma è stato un aumento che si è specchiato anche sul contributo del turismo al prodotto interno lordo, che in Italia nel 2019 era del 10,6%, è un valore molto alto, più alto di Germania, di Francia, di Inghilterra, inferiore a quello di Spagna e Grecia, che non sono proprio paesi che prenderemmo a modello. E, il turismo non è un problema di per sé, diciamo che lo sta diventando in alcune città italiane per strutture che vediamo, affitti e cose varie, è un problema se cresce nella torta, quindi se questo 10% inizia a crescere vuol dire che, insomma, la torta quella è, quindi cala qualcos'altro. E, nell'aprile di quest'anno Giorgetti risponde al tonfo sulla produzione industriale dell'Italia del meno 7,4% dicendo... E, ai giornalisti che gli chiedevano le poche volte in cui si prestano alle domande dei giornalisti se era un po', insomma, cosa bisognava fare, e lui risponde che l'Italia deve puntare sul turismo e sul commercio. Il fatto che l'Italia debba puntare sul turismo, è che è grave che comunque lo dica il nostro ministro dello sviluppo economico, afferra un concetto che in economia si chiama vantaggio competitivo, cioè l'Italia è un paese che ha bellissime mare e montagne da nord a sud, quindi quello è quello che ha, come la Cina doveva utilizzare 50 anni fa la forza lavoro a basso costo, quello hai e quello dovresti utilizzare. Questo noi nel capitolo diciamo, ed è storicamente provato, direi che non ci sono esperienze storiche che ci dicono che un paese è riuscito a svilupparsi bene, bene intendo anche con la diminuzione delle disuguaglianze, un benessere diffuso, è una trappola logica, smentita, come vi dicevo, dall'esperienza storica. Il turismo è un settore problematico per varie ragioni e nessun paese... e tutti i paesi hanno forzato i loro vantaggi competitivi. Io sono un economista dello sviluppo, insomma ho studiato economia dello sviluppo, quindi il caso studio è quello della Corea, e la Corea, insomma, dopo la seconda guerra mondiale gli americani volevano spingere perché rimanesse focalizzata sull'agricoltura, produzione di riso, e invece loro hanno detto che in realtà gli interessava produrre navi da cantieristica e acciaio, e oggi sono uno dei paesi che esportano di più entrambi questi prodotti. Ecco, che differenza c'è? La politica industriale si basa un po' sull'idea che i settori non sono tutti uguali. Ce ne sono tantissime. Se prendiamo il turismo e un settore come l'acciaio, un settore come l'automotive, si dice in gergo un po' tecnico, ma che il turismo è un settore che ha meno interdipendenze, quindi vuol dire che le ricadute positive sul territorio sono di meno. Pensiamo alla filiera dell'automotive, l'automotive ha assemblaggio, la plastica, il vetro, la gomma, i prodotti chimici, sono tantissime, la parte della componentistica di cui si parlava prima è molto ampia, sono lavori per cui ci vogliono competenze alte, salari migliori, dove aziende più grandi, il punto sulla questione del nanismo, molte delle, adesso mi sembra che sia il 95%, 97% delle aziende italiane è micro, e micro adesso non ricordo bene, ma mi pare inferiore, ecco, sotto i 15, non mi ricordo il numero, ma è molto alto di chi ha inferiore ai 5 dipendenti, e sono per lo più aziende non solo, ma una grossa parte proprio nel settore del turismo. Legata alla questione della mancanza di interdipendenze, naturalmente è un settore che non ha alcun tipo di ricerca e sviluppo, e noi ci dedichiamo un capitolo a ricerca e sviluppo perché in Italia è bassissima, sia quella pubblica che quella privata. Ed è un serbatoio di manodopera, è vero, crea lavoro, ma è un serbatoio di manodopera a basso costo, soprattutto in un paese che non ha un salario minimo e dove quindi si può schiacciare il costo del lavoro all'infinito. Di fatto oggi tutti i vari scandali che sentiamo, adesso Report aveva fatto una puntata, mi ricordo, andando a vedere, insomma, Cuochi, Bagnini, non c'era una regolarità tra busta in nero e quindi è un settore che si presta a tutta una serie, soprattutto in mancanza di alcune regole che dovrebbero circoscrivere il perimetro. Si specchia al capitolo sul turismo il tema della politica industriale, perché... la politica industriale è assente in Italia e dall'inizio degli anni 90. Come dicevo prima, se volessimo dare una definizione, è l'intervento statale per modificare la specializzazione produttiva di un paese. Se si decide di non avere una visione, vuol dire che appunto, la mano invisibile del mercato fa sì che l'Italia punti su quelli che sono i suoi vantaggi competitivi e dunque il turismo.
La politica industriale in Italia, noi ne parliamo in modo sparso nel libro, ma è problematica per una serie di questioni. Un po' perché c'è un'ideologia, una narrativa, torno al termine di prima, molto forte rispetto al fatto che tutto sommato lo Stato più fuori sta dall'economia e meglio è. In questo l'Italia è stato un paese virtuoso e un bravo alunno anche rispetto a tutti gli altri paesi europei che hanno, diciamo, hanno firmato i trattati e tutto, però la Francia, la Germania non hanno mai rinunciato a dare i loro bei sussidi alle grosse imprese, anche non statali. E quello che in Italia si è fatto per lo più e si continua a fare sono sussidi, i pochi che si fanno, sgravi fiscali, un po' quello che viene definito a pioggia. E l'unica politica industriale di cui, diciamo, si è sentito parlare era, vi faccio un esempio, quella del piano Calenda, no? Piano Calenda, secondo me, è un esempio molto quello per la digitalizzazione, di dare sgravi alle imprese perché comprino tecnologie. È un esempio interessante perché la prima versione era veramente problematica e le aziende, infatti, i dati poi sono pubblici, potevano comprare qualsiasi cosa, il van, il camion, quindi anche cose che non c'entravano assolutamente nulla con la tecnologia. Il piano è stato sistemato un pochino da Patuanelli e se andate a vedere i dati, però quindi togliendo cose con la tecnologia non avevano nulla a che vedere, se andate a vedere i dati, quello che richiedono le aziende italiane, mi sembra sopra il 75%, sono software aziendali. E qua viene fuori l'altro problema, cioè gli sgravi fiscali e basta non servono a niente, come il turismo, non sono problematici di per sé, ma sono problematici se sono l'unica politica industriale. Quindi le aziende italiane di oggi, e qua parliamo della media, non delle nicchie di successo dell'Emilia Romagna, di quello che rimane in qualche distretto, sono aziende che non hanno domanda per queste tecnologie, la robotica industriale, del 3D printing, dell'intelligenza artificiale, non se ne fanno nulla perché sono aziende che non hanno neanche le competenze per integrare una tecnologia così complessa dentro ai propri sistemi. Altri due punti e chiudo, la questione del nanismo, noi la tocchiamo un paio di volte. Il tema, anche qua per darvi un numero, c'è un capitolo che noi chiamiamo 5. 5 sono le aziende italiane nella classifica delle 500 che Fortune stila ogni anno. E, non ce n'è neanche una manifatturiera. La Francia ne ha, mi sembra, sulle 25-28. In passato avevamo l'IRI. Sono soprattutto statali. Sono soprattutto statali, esatto, è a controllo pubblico. Passato IRI, Fiat, che Fiat prima si parlava del Agnelli, nel libro Agnelli, Pirelli, nel libro c'è solo un capitolo che guarda un settore in particolare che è l'automotive, e lo Stato italiano negli anni ha dato la CGA di Mestre, ha stimato 7 miliardi alla Fiat senza chiedere nulla in cambio. Nulla, per molto meno la Germania, la sua BMW, i suoi colossi Volkswagen. Negli anni 60 il ministro dell'industria doveva fare riunioni di politica industriale a Torino, a Lugo. Cioè era lo Stato che andava nella Fiat, non la Fiat. Senza chiedere nulla in cambio. E il nanismo perché è problematico? C'è anche qua tantissimi motivi, quello principale, come diceva Andrea prima, siamo in un'economia della conoscenza, in un'economia ad alto contenuto tecnologico, delle aziende che non sono grandi, che sono piccole, non hanno i margini finanziari per investire nelle nuove tecnologie, in un dipartimento di ricerca e sviluppo. Oggi quasi tutte le aziende di settori ad alto valore aggiunto hanno un dipartimento di ricerca e sviluppo. Naturalmente un'azienda che ha 5, 6, 7 dipendenti non può neanche pensare di avere un dipartimento del genere. E questo tema della grandezza delle imprese tocca anche, noi ne abbiamo due capitoli, la questione della transizione, e il tema che noi tocchiamo è esattamente un punto che dicevi tu prima, Marco, rispetto al fatto di è inutile stanziare tot miliardi per la transizione se poi non produciamo nessuna delle tecnologie che ci serve per la transizione, perché importiamo i pannelli dalla Cina, tecnologie, altre tecnologie dalla Germania e noi non si fa molto. In questo caso noi non proponiamo soluzioni, come vi dicevo, però il capitalismo italiano al momento, mi dispiace usare questa parola, forse un po' forte, però è un po' straccione in determinati settori, nel senso che sono bene, sono 20 anni che sostengo esatto. Capitalismo. Un esempio che mi hanno raccontato non è nel libro, riguardo alle nuove tecnologie, al fatto che il capitalismo italiano non investe, ma neanche proprio il livello di rischio basso, è all'Università di Padova alla fine degli anni 90 hanno brevettato una batteria al magnesio. Il magnesio è una delle componenti dei materiali che potrebbe meglio sostituire il litio, quindi adesso c'è molta ricerca. È stata brevettata, hanno visto che funziona, è efficiente, è lì, giace. Nessuno ci ha investito e i professori dell'università hanno stimato che sarebbe bastato 1 milione di euro per provare
a iniziare la fase di commercializzazione della tecnologia. €1 milione, che non è assolutamente niente parlando di questi tipi di investimenti. Quindi ecco, cioè, la mano, vorrei dire che sarebbe possibile un cambiamento dal basso, dal nostro tessuto produttivo, ma mi sembra abbastanza dura. Quindi la mano del pubblico, non so questo pubblico, ma prima o poi dovrà tornare. Chiudo, se no faccio il libro. Probabilmente non nei prossimi mesi, diciamo, no, con questo governo. Grazie Gwendalina. Chi vuole tra voi due? Chi è più Marco? E poi io in realtà non so cosa dire, cioè, o meglio, so da dove partire, ma non so dove voglio arrivare. Allora, no, io in realtà volevo partire da un tema che è emerso in questi interventi e su cui in realtà ponevi l'accento tu, Loris, rievocando anche una frase di Pasinetti, no? Che diceva: può essere di qualche comporto, no? Occuparsi di economia guardando solo ai fondamentali, però in realtà è di conflitti di classe che dobbiamo parlare quando parliamo di economia, se vogliamo davvero cogliere appieno il senso di quello che stiamo parlando. E parlare di conflitti significa parlare di conflitti distributivi, significa parlare di disuguaglianze e quindi di altri dati che vengono forniti in questo testo, che ci raccontano di come se negli anni 60 un top manager guadagnava 40 volte quanto un suo dipendente, oggi basta meno di una giornata di lavoro ad un top manager per guadagnare quanto un operaio guadagna in un anno intero. Quindi capite che la storia di cui dobbiamo parlare non è solo una storia di problematiche legate all'andamento del PIL, all'incapacità di crescere. È un problema anche di dove vanno le risorse, di come vengono distribuite. Ora, è chiaro, il caso dell'Italia non è unico. La cosiddetta controrivoluzione conservatrice, in fin dei conti, è stato un progetto deliberato che ha avuto per effetto proprio quello di operare un massiccio trasferimento di ricchezza verso l'alto. C'è un dato che io cito sempre ai miei studenti e alle mie studentesse relativo, no, a come dagli anni 80 in poi ci sia stata una divaricazione crescente fra gli incrementi dei livelli di produttività e l'andamento dei salari. Cioè significa che dal punto di vista della produttività l'Italia, così come altri paesi, hanno continuato comunque a crescere. Il problema è che quei guadagni di produttività non sono andati ai lavoratori, sono andati ai profitti, perché se non sono andati lì, da qualche parte saranno dovuti anche andare, no? E questo dato ci racconta di tutta una storia sociale e politica, è una storia che vedeva gli anni 60 comunque anche per effetto di una determinata composizione politica del lavoro, la capacità di esprimere da parte dei lavoratori una forza strutturale che faceva sì che la ricchezza prodotta dalla cooperazione sociale fosse concretamente redistribuita verso il basso. Così non è più, così non è più, e questo non è solo un dato che, diciamo, ha a che fare con la storia dei movimenti sociali o della sociologia del lavoro, ha a che fare anche con le condizioni in cui imperversa oggi la nostra economia, i discorsi che facevamo prima sull'andamento della domanda effettiva, sulla capacità di esprimere davvero una solvibilità a livello di sistema paese. Ora, la questione però, e qui arrivo al punto in cui davvero non so dove voglio andare, però non è più che altro il tentativo di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di porti anche delle domande, visto che comunque io arrivo fino a un certo punto, non essendo economista poi, no? Un primo dato. L'Italia, dicevo, non è l'unico paese che ha vissuto questa dinamica, magari è più problematico di altri proprio in virtù della sua collocazione semiperiferica, diciamo, all'interno dell'economia globale. Però noi non dobbiamo anche dimenticarci un fatto, che quella forza strutturale dei lavoratori negli anni 60
e che faceva sì che fosse concretamente anche pure possibile un compromesso, come viene chiamato, storico fra capitale e lavoro, era data anche dalla possibilità che i paesi come l'Italia e i paesi centrali ancor di più del capitalismo, dell'economia mondo capitalistica, avevano di sfruttare dei propri, una propria collocazione di vantaggio all'interno della divisione internazionale del lavoro. E quindi quelle conquiste, ora no, non voglio dire una cosa che può essere intesa male, però parte di quelle conquiste sono avvenute anche sulle spalle dei lavoratori del sud globale. Quindi dobbiamo essere anche consapevoli, no, di come ci sia un problema distributivo che non riguarda solo quello che accade nel nostro orto di casa, ma quello che accade all'economia nel suo complesso. Quindi la domanda che io ti faccio, ma il capitalismo è un gioco a somma zero? Cioè, noi di cosa stiamo parlando? Io ho un problema, ad esempio, quando guardo report, queste trasmissioni che alla fine snocciano una serie di dati, poi ti fanno stare di merda per un'ora perché in Italia fa schifo, poi vanno in Danimarca e dicono: ah, come funziona tutto, perché non facciamo pure noi come loro? E io mi viene da pensare: sì, ok, ma se tutti facciamo come loro, poi alla fine c'è qualcuno che perde, no? Se il capitalismo è basato sulla competizione, qualcuno che perde prima o poi ci dovrà essere. Tutto sommato, se a vincere oggi è la Cina, magari è anche per una sorta di riequilibrio, no? Sto banalizzando, però, per dire che ci sono questioni di natura più complessa che spesso vengono estromesse da chi parla anche di politica industriale guardando solo al proprio cortile di casa. Ovviamente la mia risposta, la risposta che io mi do, no, non è che il capitalismo debba, cioè, sarebbe bello anche guardare alla possibilità di uscire dal capitalismo, ma non è che il capitalismo necessariamente debba essere un gioco a somma zero, no, il problema è che se non ci sono degli assetti istituzionali a livello interstatale che regolano l'economia, è molto più difficile. Ad esempio, ritorno a Keynes, no? Che non a caso aveva proprio a cuore il problema degli squilibri commerciali, perché Keynes diceva: noi dobbiamo tendere allo zero, non dobbiamo creare un mondo in cui tutti i paesi si fanno la guerra a chi conquista di più, più fette di mercato. Anzi, dobbiamo creare, tant'è vero che lui proponeva, poi la sua proposta venne bocciata, però lui proponeva un sistema di tenuta dei conti, il cosiddetto bancor, che doveva essere proprio un meccanismo che garantiva, no, di tenere in pareggio, no, le varie partite correnti. Quindi la questione è: come affrontiamo questo tema avendo, no, a mente non solo l'Italia, ma più in generale le dinamiche dell'economia mondo, quei rapporti che qualcuno, no, chiamava di scambio ineguale, che hanno prodotto anche una sperequazione enorme, no, all'interno del nostro pianeta. L'ultima questione è, vabbè, c'era proprio una serie di riflessioni che volevo fare sull'agroalimentare, ma le lascio poi se c'è tempo per dopo. L'ultima provocazione, no, non è una provocazione, è dire: secondo me manca un capitolo che sarebbe stato il numero 69, non pensate male, per dire, è un dato che en passant viene citato nel testo, e poi io mi ha colpito perché sono calabrese e quindi... deformazione regionale. No, che sì, deformazione regionale, dici che in termini assoluti il reddito medio mensile disponibile in Lombardia è più elevato del 69 rispetto a quello della Calabria. Il 69%. Stento a credere. Neanche io, anche perché appunto sono nato e vissuto in Calabria e vi posso raccontare di una regione che oggi mi stavo andando anzi a guardare le statistiche ufficiali, nel corso degli ultimi 20 anni ha perso qualcosa come 180.000 residenti,
E stiamo parlando peraltro di cifre stimate al ribasso, perché molti, come ho fatto anche io per tanto tempo, semplicemente emigrano senza spostare una residenza, no? Quindi le stime parlano di una perdita da qui al 2030 di altri 500.000 abitanti. Stiamo parlando di una regione che complessivamente ne ha 1.855.000, quindi sì, è meno della provincia di Bergamo, per intenderci, e che appunto è attraversata da dinamiche di desertificazione sociale che peraltro riguardano non solo la Calabria e il Mezzogiorno d'Italia, ma più in generale le aree interne del nostro paese. Ora, quindi è chiaro che è impensabile uno sviluppo dell'Italia senza lo sviluppo del Mezzogiorno. Cioè, qui si aprirebbe una questione annosa, la questione meridionale è stata trattata da Gramsci, da Rossi Doria, fino ai giorni nostri, dove ancora lo Svimez, ma non solo, no, continua a produrre dati e una serie di indicazioni di politica economica rispetto a questo tema. Però ecco, nel prossimo libro magari fate un capitolo su questo. Nell'evoluzione. No, è fatale che quando si parla di capitalismo si passi dalla dimensione nazionale a quella globale e poi quella regionale, cioè a parlare delle diverse strutturali dimensioni della diseguaglianza. Ce la teniamo per dopo, dicevo questa. Intanto le conclusioni momentanee ad Andrea. Sì, dico una cosa velocissima che mi ha sollecitato il tuo intervento. Il capitalismo non è un gioco a somma zero, se no non sarebbe il capitalismo. Il capitalismo è un processo di accumulazione, viene creato un sovrappiù, un surplus. Come così diceva Smith, non so se poi è stato ribadito da altri. No? Il problema economico, cioè quello che deve fare la scienza economica, e che invece non fa e non si studia nell'Università del Regno Italico, forse si studia in qualche altra università, non lo so, è: uno, capire questo sovrappiù da dove origina. Chi lo fa? Chi lo fa nel senso qual è il fattore produttivo che è maggiormente impegnato nel creare questo sovrappiù? Il settore, l'ambito, le modalità, eccetera. La questione è complessa, no? E per esempio oggi ci verrebbe da dire che chi origina la maggior parte della quota di sovrappiù non è più il settore manifatturiero. Anzi, è una palla al piede. Quando leggo che il settore manifatturiero italiano, io me ne ero rimasto al 17%, adesso leggo nel primo che è 14-17% del PIL. Io sono contento, lo dico con molta onestà, ma senza provocazione. Quasi che non c'è un punto di discussione, un altro punto di discussione. No? Perché i settori a maggiore valore aggiunto oggi sono nel settore del terziario avanzato e il settore del welfare. Cioè il valore aggiunto per addetto è tre volte. Cioè se io voglio produrre profitti producendo auto, ho un rapporto con l'aggiunto per l'addetto di 1,15. Se vado nel settore della formazione, nel settore della finanza, nel settore del terziario avanzato, del brand, della pubblicità, tutte queste attività tendenzialmente basate su un capitale immateriale, che è formazione, brand, ricerca e sviluppo, apprendimento, reti, piattaforme di connessione virtuale, che è il nostro mondo, siamo nel capitalismo delle piattaforme. Tutti i giorni siamo sui social media, abbiamo 30 app sul nostro cellulare. Tutto questo mondo qui ha una produzione di valore aggiunto per addetto di 3-1, mediamente. Sono dati discutibili perché bisogna vedere come si fanno a calcolare, perché finché si producono tondini uno li può contare. Se si producono relazioni all'interno di un social media, puoi avere dei bit, delle unità di misura, qualcosa. Ci sono degli studi su questo che però dico. Quindi è chiaro che il settore dell'attività relazionale, il settore della riproduzione sociale e i settori connessi al welfare privatizzato e liberalizzato e finanziarizzato sono oggi i settori di punta. Se dovessimo fare una politica industriale che dovrebbe determinare, come ha fatto la Corea dicendo noi puntiamo sul settore dei minieri, noi dovremmo fare degli investimenti nel welfare, nella previdenza, nella sanità, nell'istruzione, nelle relazioni, nella vivibilità. E l'altro settore, molto cosa, è quello della transizione ecologica, che sono il settore a più alto valore aggiunto. Noi stiamo qui a lamentarci del fatto che la Fiat non è più italiana, ben venga,
fuori dalle palle di miele, l'anno da Stellantis, eccetera, o che c'è il problema della produzione di acciaio. Lo dico schiettamente, lo dico anche in maniera un po' provocatoria, è come puntare, secondo me, come puntare dicendo, beh, c'è il calo della produzione industriale, perché noi sappiamo solo il calo della produzione industriale, perché quello è misurabile, perché è produzione materiale, e allora però viene compensato dall'aumento del turismo. È come puntare, come si diceva un tempo, che lo sviluppo futuro dell'Italia è puntare sull'artigianato 2.0, quando l'artigianato conta per il 2 di picche, come quota complessiva della torta. E quindi dice, punti su una cosa che è minoritaria, è chiaro che il sistema non regge. Ma questo è il primo punto. La seconda questione è questo sovrappiù che viene generato, e bisogna capire come viene generato oggi, no? A chi va? Come si distribuisce? Sono i due temi su cui nasce l'economia politica, essenzialmente l'economia politica di Smith, Riccardo e Marx. Cerchiamo di rispondere a queste due questioni. E si distribuisce nel modo che dite prima, che abbiamo descritto qui, in maniera totalmente diseguale, con forti elementi di concentrazione. Uso questa cosa qui. Però voglio ritornare più, perché queste sono tematiche esulano nel libro adesso. C'è un aspetto che non è stato ricordato, quindi mi premo ricordarlo, che è molto positivo del libro, sul capitolo dell'occupazione e della disoccupazione. Perché anche qui bisogna fare, un tempo si sarebbe detto controinformazione, ma oggi è sufficiente informazione, perché non ci sono. Perché la controinformazione presuppone un'informazione. E oggi non c'è informazione, quindi facciamo informazione, no? Che è quello del fatto che il tasso di disoccupazione, così come viene calcolato, loro lo spiegano meglio bene, è una cosa farlocca. Perché noi abbiamo in Italia, come sappiamo, il più alto numero, sono circa 3 milioni di persone, o 2 milioni e 7, dei cosiddetti scoraggiati. Cioè quelli, dato che tu sei dichiarato disoccupato, se nelle ultime 4 settimane non hai fatto nessuna attiva ricerca di lavoro, cioè non hai mandato un curriculum, non hai risposto a un annuncio, questo qui, se non l'hai fatto per 4 settimane non sei un disoccupato, sei un inattivo. Cioè uno che non ha bisogno di lavorare. E in Italia ci sono circa il 50% delle persone che non hanno bisogno di lavorare. Cavoli, magari. Uno che è d'accordo con il rifiuto del lavoro, magari abbiamo raggiunto finalmente il benessere. In realtà la situazione ovviamente non è così, no? Noi ci sono 3 milioni di scoraggiati per vari motivi, abbiamo una situazione a livello giovanile dei famosi NEET, adesso non entro, che è analoga sul settore specifico, e il tasso effettivo di disoccupazione in Italia è superiore al 20%. Loro arrivano a calcolare intorno al 28%, ma non stento a crederlo. Se mettiamo effettivamente, cioè se ci poniamo nell'occhio dicendo quanti sono le persone che hanno bisogno di lavorare ma non riescono a lavorare? Questa è la definizione di disoccupato. No? E allora dice, in Italia abbiamo che il 28% della forza lavoro tra i 15 e i 65 anni, o quel che è legalmente definita, è una quota di quasi un terzo, o meno di un terzo, un quarto. Non è poco. Ma. E questo è sicuramente pesa sulla dinamica economica. Un altro aspetto, ma anche qui è stato accennato prima, cioè allora se facciamo il gioco di che cosa nella prossima edizione aggiungere, una qualcosa sul welfare lo farei. Lo farei magari su due aspetti velocissimi, perché purtroppo devo scappare. Uno è la questione della liberalizzazione e delle privatizzazioni. L'Italia è stato sottolineato che è stata quella che ha fatto i compiti dopo la firma del trattato di Cardiff del 96, quello che ha stabilito il piano europeo per la liberalizzazione delle public utilities, no? In l'Italia sotto il governo Ciampi, Draghi era, all'epoca era, gestiva il capo del tesoro, aveva un direttore generale del tesoro, era, no? Ha prodotto la liberalizzazione di buona parte delle public utilities, dalla trasporti, luce, gas, Alitalia, tutte quelle cose di cui adesso si parla ancora. No? Ci dice che c'è Eni, Le Poste, Leonardo, eccetera, che sono ancora a proprietà statale. Sì, ma sono imprese diventate SPA quotate in borsa. L'unica che non è quotata in borsa, è, se non ricordo male, sono le Ferrovie dello Stato. Ma Trenitalia è quotata in borsa. No? Per adesso, no? Allora, quando una società è quotata in borsa, e questo è il processo di liberalizzazione, significa che lo scopo della società è distribuire dividendi. Ovvio. Quindi è esattamente alter ego di quella privata.
Non c'è bisogno di privatizzare per inserire una logica di efficienza capitalista nella gestione di un bene comune come potrebbe essere l'acqua, l'energia elettrica, il gas e tutto quanto. E questo si chiama New Public Management. Sono delle teorie sulla gestione moderna che nascono ovviamente negli anni 90 negli Stati Uniti, che dicono per migliorare, aumentare il grado di efficientismo nella gestione di beni pubblici, occorre adottare politiche di questo tipo, che sono esattamente l'alter ego del processo di politiche di gestione di un'impresa privata. Ma questo in Italia, e l'Italia da questo punto di vista è abbastanza avanti. Non è arretrata, penso l'Italia è abbastanza avanti. E guardate bene che una parte della gestione, pensate a tutta la questione dei 5 giga, che adesso col PNR sta partendo per garantire un diritto, che è il diritto alla connessione. Diventa ormai un diritto fondamentale, come il diritto ad avere un'abitazione, il diritto ad avere un salario decente, il diritto di poter parlare di religione, di credo, eccetera. C'è il diritto alla connessione, ormai non puoi farlo, no? E questo verrà gestito attraverso un sistema che esattamente segue questa logica qui, no? L'altro aspetto è che siamo di fronte, questo è un aspetto preoccupante, ha una bomba sociale dal punto di vista welfaristico che riguarda il sistema previdenziale. Perché quando tra tre anni arriverà al 100% il sistema totale, il sistema ripartizione. E esiste la riforma Dini del 96, il 6 30, 2026. No? In che significa che dal 2026 tutti andranno in pensione sulla base dei contributi versati. In un'elevata situazione di elevata precarietà, dove il lavoro intermittente è sia part-time involontario, sia persone che lavorano 9 mesi all'anno su 12, o 3 mesi, poi stanno un mese senza, altri 3 mesi, eccetera, eccetera, eccetera. Si arriverà, e ci sono le stime dell'INPS, è stata una famosa dichiarazione che si è lasciato andare a scappare un elevato dirigente dell'INPS, che ha detto, guardate qui la situazione è drammatica, per cui si andrà in pensione con dei livelli pensionistici al di sotto della soglia di povertà relativa. Tutto quello che consente. E riguarderà soprattutto le nuove generazioni. Per cui ai miei studenti dico, sperate di morire prima di andare in pensione. Quindi, no? Sì, quelle che sono in pensione, certo, perché quelli che sono nati col sistema di ripartizione hanno tutto un altro sistema di calcolo, ovviamente. Questo ovviamente favorisce, qui si parla della sostenibilità dell'INPS, ma è una fake news quella della sostenibilità dell'INPS, perché se c'è un bilancio all'interno del settore pubblico allargato, come si dice in termini pubblici, no? Che è in pareggio, anzi in avanzo, è proprio il sistema previdenziale. Non soltanto perché arriverà un regime tale per cui verserà ciò che ha ricevuto, e per di più c'è tutti i versamenti di tutti gli immigrati, che finalmente è una voce attiva che entra, così come tutti quelli a ritenuta d'acconto, che sono soprattutto giovani, che tutte entrate che entrano rimpingono le casse dell'INPS, e se l'INPS entra, va in difficoltà, è perché noi abbiamo ancora un sistema di ammortizzatori sociali che invece di essere basato sulla fiscalità generale, come sarebbe logico, keynesianamente logico, no? La paga l'INPS. Perché la cassa integrazione, la NASPI, ASPI, Discord, in Italia abbiamo un sistema di ammortizzatori sociali, questo è un punto importante, per cui ogni nuova categoria di precari ci mette un nuovo ammortizzatore sociale dopo 2 o 3 anni. Per cui abbiamo disoccupazione, la NASPI, la DISCO, la COV, è un casino, per cui l'unico sistema di ammortizzatore sociale sarebbe una riforma in più che mai necessaria. Io mi fermo qui. Bene, grazie tantissimo. Allora, l'autrice ha due domande, domande e obiezioni di una certa rilevanza che sono state fatte. No, da, vi rispondo. Ce l'ha, e però intanto prima, se qualcuno vuole fare una domanda o un intervento breve, aggiungiamo diciamo alle due che hai già. Allora, anche online, però per adesso non ci sono reazioni. Vieni, così si sente anche. Spero di non riuscire a non cedere all'emozione. No, allora, quando parlavate di deflazione salariale come metodo di competizione, a me è venuto in mente il gold standard
quello pre-seconda guerra mondiale, e subito dopo mi è venuto in mente l'euro. Ora, non voglio aprire con un discorso no euro, nel senso che l'ultimo punto è quale Europa, per cui non sono così pessimista, ecco, diciamo. E poi mi aveva colpito una cosa che avevi detto tu, dici, sulla politica monetaria, forse come che se i tedeschi avessero capito qualcosa, e il punto è se hanno veramente capito qualcosa, perché adesso a me sembra che sostanzialmente ci sia una cannibalizzazione tra vassalli, attraverso cui però il processo di riaccentramento è verso il centro del vero, se vogliamo proprio essere sinceri. E quindi anche con poi i risvolti geopolitici a cui è stato accennato svariate volte, non stiamo assistendo a una deindustrializzazione europea come risultato di scelte geopolitiche. Adesso pensiamo al Nord Stream e tutte queste cose che sono successe, per cui quello che a volte io faccio anche fatica a comprendere è quanto di queste scelte siano imputabili a un interesse di Stato-Nazione, quanto piuttosto a interessi di classe, che vengono sostanzialmente tutelati tramite processi dove la valorizzazione capitalistica viene fatta a livello finanziario, e quindi una politica monetaria restrittiva è perfetta perché tutela i creditori, non gli editori, e diciamo ai padroncini tedeschi in questo caso gli si dà come possibilità la cannibalizzazione della periferia interna a quella succursale, ecco. E adesso sto leggendo un libro di Hudson che ripercorre un po' i processi, si chiama Superimperialism, Marucci è fissato, si chiama Superimperialism, che non è tradotto in italiano, vabbè. E emerge spesso come la Francia sia tra i paesi europei quello che forse ha avuto più la cognizione della realtà geopolitica in cui agiva, e però insomma forse a livello di iniziativa politica non sempre in un'ottica adesso diciamo buona, se vogliamo, magari solo a vedere i propri interessi di parte. Per cui il discorso, ritornando al discorso di prima, è se siamo d'accordo che delle politiche fiscali e monetarie espansive potrebbero essere valide in un contesto verosimilmente europeo, anche a livello di gestione generale, in questa Europa quanto spazio ci può essere per un approccio che a questo punto a livello aggregato si proponga come un attore capace anche di avere una propria opinione, perché quantomeno nel 2003, adesso mi ricordo, Chirac e Schroeder avevano avuto il coraggio di opporsi a una guerra che fondamentalmente era anche fatta per evitare che Saddam ci vendesse il petrolio in euro, scusate. Adesso noi siamo completamente supini e quindi diventa un po' difficile, secondo me, scusate se insomma sono un po' pessimista. E poi, tu hai detto forse banalizzando, sto vincendo la Cina, però in questo processo, e in questo processo in cui forse la classe vincente vince a livello di finanziarizzazione, quindi anche tutti questi processi di privatizzazione, la Cina potrebbe essere vista come una potenza vincente perché forse propone un modello di sviluppo non legato a un capitalismo finanziario e prettamente estrattivo, o quantomeno. E poi vabbè, volevo dire un'altra cosa sul paradosso dell'egemone coi piedi d'argilla, perché parliamo dell'egemone come se fosse un... Tu prima facevi riferimento, no, alla divisione del lavoro internazionale, però gli Stati Uniti hanno una bilancia di pagamenti in deficit dalla guerra di Corea, sì. E hanno fatto di questa debolezza la loro grande forza, perché ci hanno forzato alla... Sì, perché lo paghiamo noi, con dollaro. Sì. Per cui scusate se ho fatto dell'ottimismo. No, tutto molto interessante. Ovviamente la dimensione della discussione si allarga, sì, ogni minuto che passa. Però diciamo questo è positivo secondo me, perché vuol dire anche che a partire dalla questione italiana diciamo si aprono diverse questioni. Quindi grazie mille Carlo. Benissimo, qualcun altro vuole fare una domanda veloce a questo punto? Io purtroppo devo lasciarmi. Intanto ringraziamo Andrea tantissimo. Sicuramente lei risponderà alle cose che hai detto, ma il dibattito prosegue. Certo. Prosegue. Va bene, allora a questo punto, visto che siamo qui da quasi 2 ore, lascerei
le ultime, diciamo, repliche, integrazioni a Gwendalina e poi ci salutiamo. Vai. Un minuto velocemente, così magari Andrea mi sento uscendo sul punto su cui c'è discordia. Quindi parto da questo. E va bene non essere d'accordo su tutto, direi. Quindi sul punto della manifattura, io e Simone ne parliamo come ancora la spina dorsale di un sistema paese che può funzionare. Ma in realtà, insomma, adesso ci sto anche pubblicando due cose, magari te le mando, studiando un pochino quei settori nei servizi ad alto valore aggiunto, in realtà ricerca e sviluppo, l'ICT, sono tutti settori che hanno bisogno di un settore manifatturiero forte sotto. Cioè adesso io ho studiato un pochino la transizione dell'Irlanda e della Svezia, come è cambiata la struttura produttiva. Il motivo per il quale, sto banalizzando, ma sono riusciti a spostarsi su settori di servizi a così alto valore aggiunto, essendo tra i primi paesi al mondo, è stato proprio che tra Ericsson da una parte e le multinazionali americane dall'altra, che però erano andate lì a produrre, a innovare, si era creato tutto un sistema di conoscenza, di interdipendenza dal settore manifatturiero. E poi pensiamo, magari insomma sbagliamo, siamo troppo ottimisti o pessimisti, che quelle proprietà che vengono definite in letteratura speciali della manifattura ancora reggano rispetto alla questione dei salari, delle interdipendenze, e se escludiamo l'Arabia Saudita e qualche altro paese ricco in risorse naturali, cioè, guardando la traiettoria dei paesi che hanno aumentato il valore aggiunto in manifattura, è andata con la diminuzione delle disuguaglianze. È vero, diciamo, poi si aprirebbe il discorso più ampio che dicevi tu, Marco, che però tutti non possono fare tutto, no? Quindi diciamo il punto di domanda è lì. Però anche nella versione aggiornata temo ci sarà questo punto di forza sulla manifattura. Ma io sono d'accordo, bisogna intendersi per manifattura. Che cosa? Quale manifattura? Esatto. Sicuramente io faccio riferimento alla manifattura del fordismo. Ok, sì, che comunque sta cambiando. Cioè, è già il 100% di valore aggiunto del manifattura del fordismo è 80% la produzione materiale. E 20 era. Adesso abbiamo 20 produzione materiale e 80. Sì, c'è anche un problema interessante, però non voglio entrare nelle delle statistiche di diversi paesi, però in realtà da 20 anni a questa parte si è, diciamo, nei settori, ciò che viene messo nella ricerca e sviluppo o nei servizi di ICT una volta veniva classificato nel settore corrispondente manifatturiero, però entriamo in dettagli. E prenderò spunto dei capitoli che mi sono stati dati da aggiungere. La questione del sud in realtà è un po' come la politica industriale, cioè non ha un capitolo a parte ma c'è in tanti capitoli, perché secondo noi è un elemento trasversale. E poi sul punto di Carlo, noi abbiamo cercato di stare in equilibrio su temi che potevano spingere il libro già in direzioni estreme. E, io personalmente, anche Simone in realtà, alterniamo abbastanza la visione rispetto a c'è spazio, le regole sono state scritte e diciamo si possono anche cambiare. Certo, non sembra che possa succedere con questo tipo di classe dirigente, che a volte io mi chiedo, diciamo, quella che sta non a Roma in questo momento ma da un'altra parte, se ci sono ci fanno, perché anche queste riproposizioni di austerity e di questioni che non hanno funzionato, il fatto di riproporle con questa enfasi, ricordo ancora poco dopo lo scoppio della pandemia che la von der Leyen disse che no, non ci sarebbe assolutamente andata a flessibilizzare nessuna regola, e poi dopo 2 giorni ha dovuto farlo. Quindi ecco, lo spazio forse ci potrebbe essere con una classe dirigente diversa, ma qua chiudiamo, sennò apriamo un altro libro. Che comunque rientra, diciamo, tra le piste di ragionamento che ci sono in questa collana e in generale nel lavoro che si fa. Benissimo, abbiamo un chiaro appuntamento con il secondo volume e quindi con il prossimo dibattito. Tanto grazie a tutti, bellissima discussione secondo me, a voi che avete seguito. Grazie.